Anche Autismo Faenza era ad accogliere il presidente Sergio Mattarella al suo arrivo a Faenza. Il presidente dell'associazione in mano stringeva un cartello con il logo di Pizza Out, la nota associazione di Nova Milanese che nei propri ristoranti impiega persone con autismo, ha fatto partire infatti una raccolta fondi per aiutare Autismo Faenza dopo l'alluvione. Fra gli sfollati faentini sono presenti famiglie con persone con autismo che hanno perso i loro punti di riferimento e avevano quindi ulteriori difficoltà nelle difficoltà. La pizza ricostruzione data da Pizza Out punta quindi ad aiutare proprio queste famiglie. Perché Pizza Out è stata la prima che ha detto: avete bisogno? Noi ci siamo. E sai cosa facciamo? Facciamo una pizza chiamata ricostruzione e che servirà per aiutare voi a fare questo progetto che abbiamo già iniziato a fare e proseguiremo, e che si chiama Ricominciamo da capo e rifacciamo tutto bene. Che cosa vorrà proporre questo progetto sul territorio? Progetto abbiamo già iniziato ad aiutare urgentemente i figli con autismo, in cui i genitori purtroppo hanno le case distrutte o non ci sono più, i genitori dovevano fare i loro lavori, le loro cose, e quindi i figli li seguiamo e li aiutiamo anche per aggiungere spensieratezza per questa situazione tragica di adesso. Le persone con autismo sono persone che hanno bisogno di stabilità, di punti di riferimento. Perdere la casa, che cosa vuol dire? Tutto, vuol dire tutto. Ci sono situazioni veramente tragiche di persone che hanno avuto delle crisi comportamentali, chiamate comportamento problema, in cui veramente i ragazzi sono stati spiazzati da tutto e da tutti e non riuscivano ad avere dei punti di riferimento. Quindi è essenziale questo tipo di cosa qui, assolutamente. Stanno arrivando anche altre donazioni fuori Faenza? Sì, sì, oltre Pizza Out ci sono tante altre, sia ditte grosse, sia cittadini, in cui veramente hanno aiutato tantissimo e stanno aiutando tantissimo, anche ditte che vogliono fornire materiale, sia tipo libri, ragazzi che per esempio hanno perso tutto, ridagli un po' tutto. Ho compreso addirittura una ditta si vuole fornire mobili per fare un centro, fare una cosa di questo tipo. Quindi molto bella, dal brutto, dalla tragedia, vedo che sta nascendo una cosa bellissima a livello proprio italiano.